Sono queste le mattine in cui mi piace svegliarmi. Sono le mattine in cui cominciano le storie. Ed una bella storia comincia sempre con uno zaino da preparare ed un viaggio da intraprendere. La storia, a dire la verità, era iniziata un po' di tempo fa. È il settembre 1879, quando Paolo Glioi, assieme al geologo palermitano Antonio De Gregorio, alla guida Giovanni Meneguzzo e a Scipione Cainer, segretario del CAI di Vicenza, compiono un'escursione scientifica con l'obiettivo di esplorare le località fossilifere di San Giovanni Larione, visitare la cava di pesci fossili di Bolca e poi raggiungere, dopo 4 giorni di cammino, il famoso ponte naturale di Veia. Paolo Glioi non era una persona qualunque. Nato a Vicenza nel 1834, archeologo e naturalista, è stato una figura di primo piano nella vita culturale, sociale e politica di Vicenza nella seconda metà dell'Ottocento. Oggi il viaggio si ripete ed io sono chiamato a ricoprire il compito che toccò a Scipione Cainer più di un secolo fa: redigere il diario di viaggio della rievocazione. Che grande responsabilità. Speriamo di esserne all'altezza. I miei nonni già mi raccontavano di quella spedizione. Il viaggio si preannunciava faticoso per le dure condizioni del percorso, quindi, ovviamente, scelsero 2 femmine. Checché si dica in giro, noi siamo più pazienti e ci adattiamo meglio agli sforzi. Il nostro viaggio comincia a Ciupio, una località incastonata tra le valli di San Giovanni Larione che il paleontologo Antonio De Gregorio nel 1880 descrive così: un'angusta valle scavata da un torrentuolo. Gli strati, dalla parte destra, vi sono così alterati da quasi non potersi riconoscere. Qui, proprio la località di Ciupio, è la più antica segnalata in letteratura. Questo è proprio l'affioramento in cui sono stati raccolti e studiati, specialmente i crostacei, che sono molto famosi. Comunque qualcosa sta uscendo, insomma, stiamo al momento ancora pulendo una parte dell'affioramento perché è abbandonato da diverso tempo. L'affioramento è anche abbastanza lungo, continua da più avanti e anche alle nostre spalle. Speriamo di aver fortuna perché noi detto qui c'è qualcosa. Questo è un altro nummulite, un po' deformato. Rompendo i sassi raccolti alla base della parete, con un po' di fortuna, si trovano fossili di lamelli branchi, gasteropodi e numerose nummuliti, piccoli fossili simili a monete. Hanno un tipo di conservazione non tra i più ottimali. Sono abbastanza disperse nel sedimento,
sedimento abbastanza grossolano, ricco di ciottolini di basalto. Sono quasi impresentabili. Sì, c'è solo per uno studio scientifico, insomma. Sì. È abbastanza bello, pulito, molto deformato anche questo. Aggiungiamolo qui. Il viaggio degli Oi proseguiva a tappe forzate con un rigore esemplare. Tra le poche pause che si concessero, si recarono a visitare la chiesa di Castello a San Giovanni Larione, in cui è conservata una splendida pala attribuita a Bartolomeo Montagna, raffigurante una Madonna con bambino e santi. Questo fu di buon auspicio per il proseguimento del viaggio, e così facemmo anche noi. Pensavamo perlomeno di scongiurare il maltempo. Certo che per ora questo fantomatico viaggio sembra più una passeggiatina fuori porta. Ma mi sa che qualcosa bolle in pentola. Sto raccogliendo i semi della piantagine Plantago lanceolata, che è questa qui con queste foglie lunghe a lancia, per preparare del prodotto cagliante per il latte e fare delle attività didattiche con le scuole e produrre formaggio con i metodi proprio che usavano nell'antichità, nell'età del bronzo. Adesso ci troviamo nel comune di Altissimo, quindi ne approfitto per fare un rilievo per la cartografia floristica della provincia. Compilo questa scheda dove c'è la checklist delle specie presenti nel territorio vicentino. La quota minima e la quota massima indicata dalla carta, dal percorso che faremo. Non ci sono altri dati particolari da indicare se non sottolineare le diverse specie che incontreremo lungo il percorso. Buongiorno. Sorpresa. Finalmente possiamo scaricarci. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao ragazzi. Ciao. Lo sapevo, i nostri compagni erano contentissimi di vederci. I loro occhi brillavano di gioia. E ci credo, si sono potuti alleggerire e ci hanno caricato come dei muli. C'è Agata che ha voglia di camminare. Ah, Agata e l'altro come si chiama? Questa è Natalina. Natalina? Natalina. Andiamo. Fatte le presentazioni, siamo diventati un gruppo e siamo pronti per cominciare assieme il viaggio. Ci aspetta un cammino di molti chilometri, attraversando una varietà sorprendente di paesaggi, da mulattiere tra i pascoli a vie di alta montagna. Speriamo che vada tutto bene. Dopo qualche ora di cammino, eccoci a Bolca, famosa località fossilifera già conosciuta fin dal 1700. Il Lioi visitò la famosa pesciara e il monte postale. Ci accoglie Massimo Cerato, che sarà la nostra guida.
Siamo all'interno del Museo dei Fossili di Bolca, nella Lessinia orientale, all'interno del Parco regionale della Lessinia e a confine tra la provincia di Verona e Vicenza. Qua i fossili sono disposti come vivevano nel mare, quindi partiamo dalla fauna costiera fino al mare aperto. Però nei giacimenti logicamente li troviamo tutti insieme, perché hanno subito probabilmente anche un trasporto dopo morte, e quindi possiamo trovare veramente su una pagina, quindi corrisponde allo stesso momento di deposito, un pesce di acque salmastre insieme a un pesce spada, diciamo, di mare aperto. Abbiamo le palme di Monte Vevroni e del Monte Purga, che sono queste, che sono originali. Invece il coccodrillo è un calco. Questo è il calco del coccodrillo che era al Museo di Vicenza. O di Vicenza, sì, sì. Ecco, sì. Belli pezzi veramente eccezionali. Il giacimento più famoso è la Pesciara, per il fatto che un livello fossilifero era in superficie e quindi è stato trovato per caso, diciamo. Il ghiaccio probabilmente ha aperto le lastre e ha visto queste forme già nel 1400. Finito il livello in superficie, in Pesciara è iniziato lo scavo in galleria. Quindi è dalla metà del 700 che nel giacimento della Pesciara si lavora sottoterra. Tutt'oggi si sta ancora scavando in Pesciara e proprio in questo periodo qua è iniziato lo scavo, che durerà un mese. Benvenuti in Pesciara, questo giacimento storico scavato da secoli. Ci sono due livelli scavati, questo dove entriamo adesso e poi ce n'è un altro sotto parallelo a 4 metri. Tutti i fossili esposti al museo, tutti i fossili trovati qua dentro che superano i 20 cm, generalmente sono rotti, perché non si riesce mai a sfilare blocchi più lunghi di 20-30 cm. Praticamente è come sfilare un libro di pietra con 200 pagine. Però è sempre un libro chiuso, in un secondo momento con i martelli si inizia a sfogliarlo, ad aprirlo. Per dirvi, il pesce più lungo trovato qua dentro è un pesce spada di 2,30 m. Quindi è stato un lavoro lunghissimo di oltre 3 mesi. Una volta aperti tutti inizia in laboratorio una lenta fase di assemblaggio, incollaggio, vengono stuccate le fratture e il fossile sembra intero. Appena usciti dal villaggio, facemmo una breve diversione verso sinistra per raccogliere sul monte Spilecco denti di pescecani fossili e per contemplare il panorama delle ultime pendici delle Lessine orientali, coltivate in ogni maniera, inghirlandate di ogni sorta di verdura. Lasciata Bolca, facciamo una breve sosta per vedere lo strato tipo dello Spilecciano. Il luogo è favorevole per delle osservazioni geologiche e per raccogliere alcuni denti di pesce cane. I nostri scienziati ne approfittano per le loro raccolte. Prelevamento di un lichene. Dovrebbe essere la Parmelia caperata, adesso è Flavo Parmelia caperata. Ok, ci sarebbero decine da prelevare qua, ma si passa una giornata volendo anche. Poi a determinare come specie? Sì, sì, ogni centimetro quadrato della superficie è ricoperto da specie diverse. Questa è un'altra qua. Specie. Colliamo una di queste. Sono qui. Quelle piccoline. Verdi, sì. Oh, ecco anche questa, qua. Questa qua. Un'altra è questa, qui si vedono solo gli apoteci, comunque un altro lichene. Si ripetono chiaramente sulla corteccia, però su una superficie così ne abbiamo già una decina, si può dire, di specie. Adesso ci spostiamo sui basalti che abbiamo visto prima. Ne raccogliamo un paio di campioni di raccolta, ok. Bene, perfetto. Bene. Andiamo.
Il viaggio prosegue a tappe forzate, tanto che quasi non trovo il tempo da dedicare al diario. Certo che per Yoi il viaggio doveva sembrare più duro e faticoso. Le strade di oggi allora non erano che piccoli sentieri tra le valli. Lungo il tragitto incappiamo in borghi antichi, semi disabitati. La presenza delle asine ci rende subito simpatici agli abitanti. Buonasera. Sono più intelligente, sì. Che aria depressa. Ma già rotto. Non penso che me lo riempi fin cima. Io? Fin cima no, diciamo. Va benissimo. Benvenuta, grazie. Buona. Veramente buona, signora. Buona, veramente. Incontra Gaiga. Abita un abile costruttore di trombini, antica arma inoffensiva unica nel suo genere in Europa, oggi usata solo per allietare le feste paesane. Queste sono iniziali? Sì. Ma c'è zona dei trombini anche qua? Sì. Non spara niente dopo? No, veramente niente, solo polvere e carta. E fa rumore? Come, deve fare rumore come una mina, perché a un tempo gli aveva dati dalla Baviera come arme di spaventare, di far rumore. Sì. Gli teneva ai confini, però non gli neanche mai stato usato. Sì, sì. Però dopo finivano le guerre, gli ha pensato di usarli come schioppi da sagra. Sì. Per festa, come si può fare i fuochi. I voti del carnevale, eccetera. Questa è una delle piante medicinali più importanti in assoluto per i cimbri in particolare, ma per le sine in generale, quello che chiamano il menego maestro, l'assenzio in italiano. È la pianta più importante per mal di stomaco, mal di testa, male, buganse, qualsiasi cosa, era appunto questo assenzio qui. Sono piante evidentemente spontaneizzate, perché essendo coltivate in abbondanza nell'antichità, ma in praticamente tutti gli orti, sono piante che si inselvatichiscono molto bene e di conseguenza le troviamo qua e là come fossero spontanee in pratica, soprattutto nei prati vicino alle contrade e così via. E questa qui, fiori gialli, invece è una pianta che negli Oi nei compagni potevano aver visto, perché è una pianta arrivata dopo, arrivata all'inizio del Novecento, probabilmente fra le province di Vicenza e Verona, la prima volta in Europa, viene dal Sudafrica. Questo è l'ululone dal ventre giallo, è un anfibio molto particolare perché con le colorazioni del dorso tende a mimetizzarsi, mentre quando invece viene minacciato da un predatore si gira sul ventre e gli comunica queste colorazioni aposematiche che tendono a scoraggiare la predazione. Ecco, poi ogni tanto fa la tanatosi, cioè si finge morto, generalmente lo fa appunto a pancia all'aria. E poi un'altra caratteristica è quella dell'alimentazione, che salta per cacciare la preda, non estroflette la lingua. Basta, lasciamolo in pace. Nel tardo pomeriggio il cammino si fa molto piacevole e dà una certa emozione procedere in queste valli lasciandosi sorprendere dall'imbrunire. Il sole che scende conferisce nuovi colori al paesaggio. La seconda giornata sta per concludersi. Campo Fontana è vicina. Questa è la fase di preparazione, dopo che sono raccolti i capini sul campo bisogna prepararli, perché bisogna evitare che si deteriorino da qui fino a quando verranno stivati, insomma, nel museo. C'è di tutto, questa è una miscellanea, ci sono insetti di vario tipo, per adesso non ci preoccupiamo cosa sono, sappiamo semplicemente che sono stati trovati tutti in quella località e abbiamo i dati precisi di raccolta. Beh, la giornata si è conclusa, certo, ma non per gli scienziati, che una volta arrivati hanno ancora una buona parte del lavoro che li aspetta. Il riordino dei fossili, degli insetti e la preparazione dell'erbario. E la località? Sulla Gaiga. Sopra. Ritornati sopra Gaiga.
Questo processo è importante quanto quello di raccolta, perché permette agli scienziati di catalogare il materiale e di studiarlo una volta arrivati a casa. È certamente in virtù di lunga esperienza che la massima parte degli animali ci evita e ci sfugge come gente pericolosissima. Soltanto su monti segregati o isole deserte, dove si ignorino i misteri delle cacce, la nostra comparsa desta curiosità più che spavento. In Cadore, sul laghetto di Misurina, ai piedi dello splendido ghiacciaio del Sorapissimo, venivano le farfalle a posarsi sulla mia zattera e qualcuna sulle mie spalle, quasi desiose di conoscere il gigante venuto a disturbare le loro romide solitudini. Dopo la cena, questo era il nostro modo di ricordare gli Oi. Per svago si dedicava a simpatiche descrizioni di paesaggi in cui non mancavano aneddoti e racconti. Il suo amore per la natura arrivava a tanto che si immaginava che gli animali parlassero un linguaggio a noi segreto e che a loro modo ci giudicassero. Che cosa buffa! Alle 7 del mattino avevamo già detto addio a Campofontana, ai suoi simpatici pascoli. Questa contrada, alla incerta luce dei primi albori, ispira idee malinconiche. Chissà che effetto farebbe ai miei stanchi compagni di viaggio il veder dentro tutte quelle case gli abitanti immersi nel sonno, immobili nei loro letti. Prima di cominciare il terzo giorno di viaggio, incontriamo una delegazione di escursionisti del CAI di Vicenza che ci seguirà per la prima parte del cammino dopo aver visitato Contrapagani. Allora, stavo dicendo che noi siamo partiti venerdì da San Giovanni di Rione, abbiamo fatto una breve tappa a visitare una località fossilifera, ma praticamente il nostro obiettivo era quello di ripercorrere l'escursione scientifica fatta da Paolo Lioi nel 1879. Il percorso da loro descritto partiva proprio da San Giovanni di Rione, visitavano tre località fossilifere, sono arrivati qui a Campofontana, fino ad arrivare poi dopo due giorni a Ponte di Veia. Potresti dirci chi siete? Chi siamo? Allora, c'è Enrico Gledia, che è il nostro diarista, praticamente il Scipione K-Nerd di oggi. Ermano Caggiotto, che è il nostro paleontologo del gruppo. Martino è il responsabile degli asini, fa parte della cooperativa Iberici. Poi c'è Massimo Marchiori e Michele Ferretto della cooperativa Biosfera, e stanno provvedendo per i panini e l'acqua per il viaggio. Roberto Battiston, entomologo, Paolo Fontana, che naturalmente è sempre in giro, già stanco questa mattina, un entomologo, e Silvio Scordegagna, il nostro botanico, e Riccardo Febraretti, che si occupa di licheni. Oggi invece noi saremo guidati da Filippo Buzzetto, si sta ripassando a quanto dovrà raccontarci. La giornata non è delle migliori. Già nella mattinata il tempo si incupisce. Oggi ci aspetta la parte più faticosa del viaggio. Il mio pensiero va al gruppo degli Oi. Chissà come dovevano essere questi spazi più di 100 anni fa. Si racconta che, una volta presa la buona via mulattiera da Campofontana, la scena cambiava. Si camminava in mezzo a grandi praterie tagliate di tratto in tratto da campi di rape e di patate. In qualche punto si coltivava il grano turco ed anche il frumento. Davano allegria alla scena boschetti e macchie di faggi. Oggi invece le distese sono ampie e le terre coltivate lasciano lo spazio ai verdi pascoli. Alle quote maggiori, la vegetazione è formata soprattutto da pascoli e cespuglieti. Le zone sommitali, meno pendenti, sono quelle che hanno subito la maggiore trasformazione in pascoli ovini o bovini, allargando le radure ed eliminando progressivamente il bosco. Mm.
Dopo le prime due ore di viaggio, l'umore è di quelli buoni. L'aria di montagna ci ossigena il corpo. Siamo in forma, nonostante la veneranda età, ed il ritmo è sostenuto. Dall'alto si intravedono i pascoli sottostanti e una leggera coltre di nebbia comincia a salire. Dopo aver raggiunto Cima Lobbia, 1672 metri, completamente avvolta dalla nebbia, ci introduciamo in una foresta di faggi. Le condizioni climatiche peggiorano e anche le asine sembrano sentire il pericolo. Andiamo. Andiamo, qua. Il tempo non sembra essere dalla nostra parte ed il viaggio è appena cominciato. La via è ancora lunga. Raggiunto Passo Ristele, saliamo al Passo Zevola, 1820 metri sul livello del mare, il punto più alto del percorso, per poi scendere al Passo della Lora. Alla nostra destra, la catena delle Tre Croci rimane sempre avvolta dalle nubi. Fra le pochissime piante che gli Oi e compagnia erano usciti a vedere per la stagione tardiva, c'era questa qui, che era Minoarcia sedoides, o allora chiamata Kerleria sedoides, ed è una pianta tipicamente alpina, come si vede da questo portamento a cuscini, a pulvini, come si dice. I fiorellini sono questi, molto molto piccoli, verdi, ma sono assolutamente tipici. Effettivamente la stagione non era fra le più adatte per la botanica. Acceleriamo il passo, non siamo ancora a metà percorso e bisogna guadagnare terreno finché il tempo regge. Gli scienziati, però, non possono esimersi dal continuare il proprio lavoro di recupero e catalogazione del materiale. Dopo sei ore di camminata, la nebbia entra a far parte del paesaggio circostante. Dobbiamo stare vicini perché c'è il rischio di perderci nel sentiero. Le asine ci fanno da guida finché possono. Non fate gli asini, ci dicono. Beh, innanzitutto siamo delle asine e poi mica voglio fare la fine dei fossili di Volca. Non è che proprio mi alletti l'idea di rimanere stampata in una lastra di pietra, anche se potrei finire in un museo. Dopo 9 ore di cammino, 850 metri di dislivello in salita e altrettante in discesa, eccoci finalmente al rifugio Revolto. I cavalli ho visti ancora, ma questi mai le così piccoli. Non ce la facevo più, e per forza. Provate voi a farvi ore e ore di viaggio con un vasto carico sulle spalle. Una ferritina era qualcosa, diciamo, all'ordine del giorno. Buonasera, benvenuti al Rifugio Revolto. Vi presento il nostro menù di questa sera per mangiare. Abbiamo lo stinco di maiale con le nostre erbette di montagna, poi abbiamo i classici gnocchi di malga, oppure abbiamo la classica trippa con la polenta, che noi la facciamo anche per la mattina come colazione alle persone che passano. Una bella tassa di profumata trippa ti fa camminare tutto il giorno.
per digerire il nostro mangiare abbiamo lo sgroppino del Revolto, 90 gradi di saggezza. Per il mangiare non c'è male. Ottima polenta, salame, formaggio, buon pane, vino eccellente. Peccato che a noi asine tocchi star fuori ad accontentarci del nostro menù fisso, vegetariano. La pioggia è solo un piccolo contrattempo, che ormai è diventato un fidato compagno di viaggio. Non ci facciamo più caso e riprendiamo il nostro cammino per il quarto giorno. Lungo il tragitto incontriamo il professor Ugo Sauro, originario di Bosco Chiesa Nuova, nel cuore della Lessinia. Oh, eccoci qui. Buongiorno. Geomorfologo, già docente di geografia fisica all'Università di Padova, fin da adolescente aveva iniziato ad esplorare i Lessini alla ricerca di fossili e di grotte. Successivamente ha fatto della Lessinia il suo territorio di scoperta, l'oggetto di molti suoi studi e la passione di un'intera vita. Il primo nome, che toponimo che troviamo applicato a quest'area è quello di Luxinum, che evidentemente deriva dalla radice lux. Perché lux? Perché chi saliva dalle valli verso l'alta Lessinia a un certo punto qui sbucava nei pascoli che erano luminosi, quindi pascoli della luce, potremmo dire. Un paesaggio che ha una lunga storia, che parte dalla protostoria e arriva sino ad oggi, un paesaggio dove comunque l'uso del pascolo sta cambiando, perché in passato erano tutte vacche da latte, adesso sono vacche da carne prevalentemente, e ci sono ancora molte montagne che vengono abbandonate, per cui il bosco tende ad espandersi. Produce una certa impressione il vedere nelle cascine la mancanza della famiglia. Il malghese non ha nulla che lo attragga al suo baito, e però se ne comporta col gioco e il vino. Questi non lascia passare il mattino senza aver tracannato un mezzo bicchiere d'acqua vite. In questo paesaggio sono caratteristiche delle conche chiuse, più o meno profonde. I pastori in genere dormivano vicino al gregge, anche perché spesso c'erano o ci potevano essere le fiere, ma più che le fiere c'erano i briganti. E abbiamo fatto delle ricerche e abbiamo trovato spesso pallottole di piombo spiaccicate cadute per terra vicino ai ripari dei pastori, segno evidente che i briganti nel 1600-1700 sparavano per spaventare i pastori e rubare le pecore. Alcune di queste cavità ospitavano, soprattutto in passato, dei nivai permanenti che duravano anche l'estate. Venivano utilizzate come frigoriferi naturali per conservare certi alimenti come il burro che veniva prodotto nei baiti delle malghe. Spesso si vedono delle scale in pietra per poter scendere facilmente al loro interno e poter prelevare questi alimenti. La posizione di Erbezzo, a Cavaliere del Monte, è stupenda e sebbene piuttosto esposta ai venti, la ritengo atta a chiamarvi gente a passare l'estate. È alto oltre 1100 metri sul mare, situato in mezzo a boschi e praterie. A ovest lo sguardo sorvola i Lessini e corre sino alle serene onde del Garda. Arriva finalmente il tempo del riposo, dopo una giornata di lungo cammino segnata in parte dal maltempo. Domani ci attende l'ultimo giorno di viaggio.
siamo nel medio vaio dell'Anguilla, che è uno dei canyon fluvio-carsici più spettacolari, con due versanti molto diversi, un versante con una grande parete in roccia a destra e un versante un po' a gradinata a sinistra. Certamente una delle zone tettonicamente più attive dei Monti Lessini, molto interessante sia dal punto di vista paesaggistico che da quello geologico e naturalistico. Proprio l'ultimo giorno, in prossimità dell'arrivo al ponte di Veia, raccogliamo il reperto più pregiato, un fossile di ammonite Lithoceras montana. Ed eccoci all'ultimo sforzo. Nella contrada rocca risaliamo una prominenza rocciosa chiamata Il Castello. È una piccola salita, 50 metri di dislivello, da cui potremo godere di un ottimo panorama. Siamo sopra il Monte Castellon della Rocca. Questo è un punto strategico che è stato utilizzato sin dalla protostoria, a più riprese probabilmente, anche in epoca romana e in epoca medievale. La posizione comunque è veramente splendida e si vede molto bene il ponte di Veia, lo vedete da questa posizione, no? Il ponte di Veia è un grande arco naturale che deriva dal crollo di un grande cavernone da cui si dipartivano diverse grotte. Ci sono ancora queste grotte, la principale è questa, la grotta dell'Orso o grotta A di Veia, poi c'è la grotta dell'Acqua, poi ce ne sono varie altre. Queste grotte sono state frequentate anche dall'uomo preistorico sin dal Paleolitico inferiore e c'è una ricca fauna anche cavernicola di invertebrati cavernicoli. L'architrave del ponte è il rosso ammonitico. Il rosso ammonitico è quello che fa da volta molti dei grandi cavernoni, perché è una roccia poco fratturata e molto resistente. Comunque è un sistema di estremo interesse che merita di essere ulteriormente studiato. E siamo arrivati al termine del viaggio. Da domani qualche giorno di meritato riposo. Oltre alle emozioni vissute in questi giorni, rimane anche un discreto bottino scientifico. Ora ad ognuno spetta il compito di riordinare, studiare il materiale raccolto, che andrà a incrementare le collezioni del museo e fornire nuove conoscenze per tutelare e valorizzare il territorio visitato. Dopo le foto e i saluti, ritorniamo nelle nostre stalle, con un grande bagaglio di ricordi e di buone sensazioni. Il viaggio ci ha arricchito enormemente. Chissà se in futuro qualcuno calcherà le nostre orme, come noi abbiamo calcato quelle di Paolo Lioi. Beh, speriamo non passino altri 132 anni.